Intanto forse ci dimentichiamo spesso di sottolineare un aspetto che credo invece molto importante parlando di antipolitica. Il processo decisionale che porta alla realizzazione di un impianto di questo tipo per legge è un processo partecipato, è un processo di democrazia partecipata. A partire dalla pianificazione che fa la provincia ci sono tutta una serie di appuntamenti fino alle osservazioni che vengono fatte alla pianificazione, tanto da ascoltare, audire anche il signor Montanari, ad esempio. Poi c'è una fase di pianificazione industriale e anche questa è partecipata, perché tutti possono mandare, dopo l'adozione del piano, le loro osservazioni e vengono puntualmente riscontrate o inserite o respinte. Quindi c'è un processo. E poi c'è un lavoro sul territorio che ha impegnato molti amministratori e chi si occupa di queste cose in decine e decine di assemblee dove tutti hanno messo la loro faccia, hanno detto quello che pensavano e hanno partecipato a questo processo. Quindi di per sé è un processo lungo, perché garantisce le popolazioni che vengono coinvolte in queste decisioni. Lo dico perché io continuo a sentire una domanda di democrazia partecipata intorno a questi progetti, mentre si dimentica che la stessa normativa prevede un percorso come quello che ho detto. Tra quanti anni saremo fuori definitivamente dalla MEMMA? Ma fuori dalla MEMMA, questo dipende da tante cose. Prima, dalla realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati che diano le garanzie a tutti i cittadini e anche dai comportamenti un po' più virtuosi che tutti dobbiamo adottare, perché la scelta che ha fatto il nostro territorio, io come gestore la chioso in questo modo, io avrei preferito un grande termovalorizzatore e risolvere il problema così. La scelta che la politica e le istituzioni ha fatto sul nostro territorio è stata quella di realizzare impianti piccoli o di media taglia, perché nessuno potesse accusare di costruire impianti energivori così non si fa la raccolta differenziata. Quindi noi entreremo in sicurezza man mano che realizzeremo questi impianti, dall'altra parte i comportamenti di tutti noi saranno un po' più virtuosi rispetto alla necessità di differenziare il rifiuto. Il problema non finisce con la differenziazione, c'è un problema più grande che il riciclaggio. In Europa non si parla di differenziazione, la differenziazione è una modalità, il problema è riciclare. E sul piano del riciclaggio ci vuole ancora molto, bisogna creare un mercato, bisogna creare le condizioni e quindi un po' di tempo ci vuole.